Sì, dai, diciamo che è stata una partita molto dura anche per il caldo, comunque contro un avversario di tutto rispetto. Abbiamo, penso, buttato il cuore oltre l'ostacolo perché dopo il gol del pareggio siamo rimasti compatti e poi l'abbiamo ribaltata da grande squadra. Abbiamo sofferto tanto, secondo te, comunque il fatto di aver preso un rigore subito dopo essere stati fortunati ad aver avuto comunque il vantaggio? Diciamo che mentalmente un po' ti destabilizza sapendo di dover vincere a tutti i costi, però siamo stati bravi a riprenderla in mano e poi a ribaltarla da grande squadra veramente. L'infortunio di Campbell pensi che abbia influito comunque sulla prestazione? Pensi che avremmo potuto fare ancora di più? No, penso che comunque siamo 25 ragazzi, tutti bravi, tutti forti, quindi a prescindere da chi gioca fa bene sicuramente, perché comunque dentro c'ha quella grinta che trasmette il mister che ci permette di vincere le partite. E comunque vada, questo è un grandissimo risultato, una grandissima vittoria. A chi ti senti di dedicare questo gol? Dedico il gol intanto a mia mamma, che oggi è la festa della mamma, quindi lo dedico a lei, e poi a mio zio Enzo, perché nell'ultimo periodo ha passato un periodo difficile e quindi lo voglio dedicare anche a lui.